Buonasera e ben ritrovati ad uno dei nostri appuntamenti settimanali. Rompiamo nelle vostre case questa settimana per cercare di avviare un ragionamento che poi proseguiremo volentieri durante il corso delle prossime settimane d'inverno isolano. Vogliamo incominciare a parlare di turismo, ma non con i dati, le presenze, ma vogliamo entrare dentro il mondo del turismo, in un mondo che abbiamo sempre trattato, ne abbiamo sempre parlato, ma mai con i diretti interessati, ovvero i lavoratori d'albergo. Questa sera abbiamo una nutrita rappresentanza della AMIRA, la sezione dell'Isola d'Ischia, ovvero i maître dei ristoranti e degli alberghi, diciamo più rappresentativi, e lo scopriremo tra poco. Andiamo subito a conoscere chi con noi questa sera tratterà l'argomento dal di dentro, cioè del mondo dell'albergo e del turismo isolano. Incominciamo da Gian Giuseppe Trani, buonasera, primo maître e anche capo, tra virgolette, di questa sezione dei maître isolani. Tu lavori, dicevi, da diverso tempo, eri fanciullo nell'albergo dove sei, o no, o sbaglio? Questa struttura, buonasera a tutti, prima di tutto, sono 7 anni che sto operando, che è il reginella di Lacco Ameno del Siano Group. Poi abbiamo alle spalle comunque un totale di 38 anni in generale girati nei vari alberghi ischitani e parecchi anni passati anche lontano dall'isola, dove abbiamo acquisito il bagaglio culturale che ci ritroviamo. Premesso che questa sera abbiamo 5 primi metri di alberghi importanti, e questo perché così la qualifica la diciamo una volta e non la ripetiamo più, accanto a Giovan Giuseppe abbiamo Antonio Tufano, che siamo abituati a vedere in altra veste, probabilmente più sportiva, però insomma il lavoro è questo, no Antonio? Certo. Buonasera. Buonasera a tutti. Anche tu sei da quanti anni presso quale struttura? Allora, questa struttura è nel Family Hotel delle Canne di Forio, sono da 4 anni e poi il periodo invernale vado fuori in Alto Adige. Adesso c'è la schiera di Salvatore, magicamente li abbiamo seduti insieme. Partiamo con Salvatore Trani, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. Tu invece in quale struttura? 22 anni, Hotel Tritone, Forio d'Ischia. Quindi una bella struttura. Bella struttura, sì. Di fronte, dietro c'è il mare, davanti c'è posto particolare della zona di San Francesco, di Tifuri. Esatto. Salvatore Castaldi, buonasera. Tu invece buonasera. In quale struttura? Io lavoro al... Già ero stato in passato, 2018, e ci sono ritornato quest'anno all'Hotel Miramare di Sant'Angelo. Addirittura parlavamo di vedute belle, nessuno ci dica il contrario, ma Sant'Angelo insomma è un occhio in più. Svegliarsi in un albergo a Sant'Angelo, in un luogo a Sant'Angelo, credo che sia... È la stella in più che fa sì che un posto del genere diventi, diciamo... più ambito. Ambito, ecco, questo era il termine giusto. E ci spostiamo e finiamo con Salvatore Trapanese. Buonasera. Dicevamo buonasera prima di incominciare Procidano, ma comunque invece lavori a Ischia. Sì, vabbè, io sono un docente di scuola superiore e sono un banqueting manager, quindi fondamentalmente ho avuto un trascorso anche qua al Telese, adesso sono a Caracciolo di Procida e poi organizzo eventi sia sul territorio ischitano che procidano. È importante il fatto che ci sia uno che ragiona in termini di scuola, perché noi dovremo affrontare anche questo tipo di ragionamento. Però riavvolgiamo il nastro, torniamo da Giovan Giuseppe Trani. Allora, la prima cosa è, siamo qui a parlare, ma per dire che cosa? Cioè che cosa vi ha spinti anche a voler decidere? Noi abbiamo sempre trovato difficoltà, ti confesserò, noi operatori dell'informazione veniamo a trovare un lavoratore d'albergo che ci dicesse come lavorano. Si è sempre sentito dire una serie di cose, pro e contro, cercheremo di chiarirle anche stasera. Ma perché siete qui stasera? Qual è il messaggio? Che cosa volete dirci? Che cosa volete rappresentare per gli isolani che ormai si saranno fatti anche un'idea parziale, forse anche sbagliata, del vostro ruolo all'interno dell'albergo? Allora, partiamo con il dire che la Mira è un'associazione professionale nata a Milano nel 1955 e che conta più di 5.000 iscritti in tutta Italia, con 57 sezioni che appartengono a tutte le zone di competenza di dove lavorano le persone. La nostra qui sull'isola è un'associazione che racchiude anche Procida, infatti Salvatore insieme a lui quasi 10 anni fa l'abbiamo fatta risorgere da quella che era la vecchia Mira Ischia, che era composta per lo più da maître storici, molti andati in pensione, quindi che avevano un attimino perso un poco di entusiasmo, e quindi noi l'abbiamo ripresa dopo che era stata chiusa, per poter ritornare
ad avere una sezione importante anche qui sull'isola. Cominciamo col dire la prima cosa che ritengo sia molto importante e fondamentale, che la Mira non è un'associazione sindacale, quindi noi non siamo qui per dibattere degli orari, per dibattere dei ruoli, per dibattere di tante cose che appartengono a un'altra cosa. Insomma, non vi sedete all'ente bilaterale. Noi siamo assolutamente a negoziare l'euro in più, l'euro in meno, l'euro in più, l'euro in meno. Perché lì ci sono aspetti molto più complessi che non riguardano la nostra posizione. Noi siamo un'associazione che si prefigge di professare e di mantenere e anzi di divulgare la professionalità di questo lavoro, che è un elemento importantissimo, perché l'isola è comunque frequentata da tante persone di un determinato livello, vista anche la presenza di tanti alberghi a 5 stelle, e le persone che vengono ad onorarci con la loro presenza e danno un senso al nostro lavoro sono anche persone che capiscono di albergo, e quindi quando tu ti presenti davanti a loro e sei un professionista, è una cosa che è molto apprezzata da tutti quanti e ci dà una bella visibilità, ci dà lustro, perché poi il servizio italiano è sempre stato uno dei più rinomati nel mondo. Ovunque tu vai nel mondo trovi un metro italiano, se vai sulle navi da crociera della Costa, della MSC, tutti i metri, anche quelli che operano ai Caraibi, quelli che operano alle Seychelles, quelli che operano in Centro America, sono tutti italiani, o sono di Ischia, o sono di Sorrento, o sono di Capri, sono comunque una categoria che porta il nome del servizio italiano in alto nel mondo, e quindi essere un professionista è importantissimo, e questa cosa purtroppo sia ad Ischia che nel mondo in generale si sta perdendo. Quindi la Mira si prefigge di non far perdere questo valore, perché è un valore importantissimo. Però ovviamente mi consentirai, tu parlavi di professionalità ed è giusto in qualsiasi settore della vita e del lavoro si vada, anche, me lo permetterai, nel rassettare la strada e tenerla pulita. Dal punto di vista turistico tutto fa gioco a mantenere linto e pinto. Però ecco, non vorrei che poi diventassero una cattedrale nel deserto, cioè io sono bravo, sono perfetto, però tutto intorno no. E la domanda è: che tipo di accoglienza turistica abbiamo oggi sull'isola? Come è cambiata e che cosa c'è di strano che non va? Perché noi ci crogioliamo dietro i fatti anche storici, un po' è colpa della congiuntura astrale, un po' è colpa del Covid, un po' è colpa del terremoto, un po' è colpa dell'alluvione, alla fine però ci dimentichiamo che probabilmente, scartate queste cose extra, facciamo i conti con le cose nostre e cominciamo a dire noi in che cosa sbagliamo e cosa dovremmo migliorare. Sono perfettamente d'accordo con te, volendo togliere tutti quelli che sono stati purtroppo i cataclismi naturali che ci hanno colpito negli ultimi anni, a cominciare dal 2017, come hai detto tu, del terremoto, poi c'è stato il primo alluvione nel 2009 quando c'è stata quella ragazza che perse la vita a Casamicciola. C'è stato il bis l'anno scorso con il 26 di novembre. Queste sono cose che purtroppo non si possono prevedere, ma si possono anticipare con la cura del territorio, perché purtroppo questa è una cosa che non riguarda il nostro ambiente, per carità, perché certo. Poi infatti questa è una cosa che riguarda altri. Esatto, però se queste cose fossero state fatte precedentemente dagli addetti ai lavori, forse qualche cosa si sarebbe potuto evitare, qualche però catastrofe non, e tutto qua. Non sfuggire alla domanda. No, assolutamente. Oggi che noi, tipo di accoglienza abbiamo su allora, quest'isola? La nostra visto che c'è stato, te lo dico io, un proliferare di B&B, come accade in gran parte del mondo, Napoli compresa, però sull'isola c'è stata veramente un'esplosione. Allora io dico, sta cambiando l'offerta anche ad Ischia? Diciamo, è buono questo? Diciamo che è cambiato un poco anche il modo di essere turista, il modo di fare turismo è cambiato dalla parte degli organizzatori e dei gestori degli alberghi, dei ristoranti, dei B&B, ma è cambiato anche il modo di fare il turista, cioè prima c'erano molte persone che venivano in albergo, c'era la pensione completa, cioè molte persone vivevano la vita della vacanza prevalentemente all'interno della struttura, mentre adesso invece, essendosi abbassata anche un pochettino l'età, cioè ci sono molti più giovani in giro in vacanza, purtroppo molte persone storiche che venivano ad Ischia da tanti anni, perché ricordiamoci che il turismo a Ischia è cominciato alla fine degli anni 50, inizio anni 60, con la venuta di Rizzoli, con la costruzione di tutti questi grandi alberghi e così via, perché prima Ischia era un'isola, sì, bella, però non era così tanto conosciuta
grazie ai film di Rizzoli è stata praticamente fatta conoscere. Giusto l'altro ieri il ministro della cultura San Giuliano alla Colombaia ha detto dobbiamo rilanciare l'attrazione culturale dell'intera Isola d'Ischia come strada nuova rispetto ad una nuova, un nuovo modo di fare di promuovere l'isola. Infatti mi ricollego a quello che sta dicendo, io e Salvatore ieri sera in rappresentanza della nostra sezione siamo stati ospiti a Napoli di una importante kermesse della Mira, Mira Progress, dove sono stati premiati tantissimi personaggi pubblici. C'era pure San Giuliano. C'era esattamente, per quello che mi stavo collegando, c'era Sal da Vinci, c'erano illustri rappresentanti della medicina, un luminare dell'Università Federico II di Napoli, tutto quanto. E proprio ieri San Giuliano, nel suo intervento, quando è stato premiato con la nostra lampada d'argento, che è la lampada flambé, che è il simbolo della Mira, praticamente ha fatto riferimento a questa cosa, proprio ribadendo che era stato alla Colombaia di Luchino Visconti e che bisogna dare nuovamente lustro a quello che è stato uno dei più bei turismi nella storia dell'Isola d'Ischia, quella che era degli anni 60. Senti Giovanni Giuseppe, ti fermo perché vorrei interrogarti su diverse cose, ma non voglio togliere la possibilità anche agli altri di intervenire. No, allora no. Per questo mi riallaccerei subito su questa scia con Antonio Tufano che ti segue. Antonio, dal tuo punto di vista, rispetto alle cose che dicevamo, dal tuo osservatorio, allora, dall'albergo dove lavori, i colleghi, che idea ti sei fatto? L'Isola d'Ischia e il turismo, oggi a che punto stiamo? In questo momento secondo me siamo 50 e 50, nel senso che... Ed è già ottimistica la cosa. Nel senso che negli ultimi due anni specialmente c'è venuta una mancanza di personale dovuto a tante cose. E come si spiega? Andiamo anche al punto, dovuto anche a ragazzi che non sopportano più gli orari di lavoro, i mensili e via dicendo. Certamente il nostro, ecco, noi vogliamo fare un confronto con le associazioni dovute proprio per capire, per portare il nostro grido di aiuto anche. Perché praticamente voi, come è strutturata la vostra virgolette struttura in albergo? Tu sei il primo mentore, sì. Poi hai degli aiutanti che chiaramente fanno il lavoro, sì, che va fatto spicciolo in sala, eccetera. Mediamente in un albergo come il tuo, di quanta gente hai bisogno? Se fai diciamo noi abbiamo bisogno di 6 persone in sala da a turno? No, sono 6 persone che si dividono i turni. Praticamente noi facciamo la mezza pensione, praticamente fanno il turno di mattina che è intorno alle 3 ore e mezzo, 4 ore, e poi la sera saranno altre 3 ore e mezzo. Qual è il problema, Antonio? Il problema è che poi c'è il pranzo. E allora alcuni ragazzi devono rimanere anche per il pranzo. Perché parli di ragazzi? C'è questa distanza generazionale? Ragazzi nel senso dico ragazzi, cioè, dico persone... Voi ormai siete quasi prossimi alla pensione, anche voglio persone dire, però... più adulte. Facendo i tre turni si supera di molto quello che è normale l'orario di lavoro. Facendo due turni, diciamo, sì. Ma perché i ragazzi come sono? Sono poco propensi al sacrificio rispetto a voi che avete iniziato sacrificando questa generazione nell'ultimo periodo bistrattando. Noi eravamo abituati ad altre cose. Oggi sicuramente è cambiato la vita in generale, è cambiato il modo di pensare, forse la colpa è anche nostra che precedentemente non ci siamo ribellati a determinate cose. Oggi i ragazzi, giustamente, se vengono lì e fanno mezz'ora in più, rimangono il primo giorno, il secondo giorno, ma il terzo giorno dice statevi bene, arrivederci e grazie. Perché il gioco non vale la candela. Perché il gioco non vale la candela. Cioè, parliamo di soldi a questo certo, punto. Certo. Ma scusami, ma quando si viene a contrattare anche oggi, anche il ragazzo che va dal titolare o da chi per esso per entrare a lavorare in un albergo in qualsiasi posto, ecco, quello, si discute prima poi orari di lavoro, giorno di festa e soldi che mi dai? Certo, ma poi quello è il confronto che noi vorremmo avere, cioè perché noi poi vogliamo anche... Come si entra oggi in albergo a lavorare? No, perché allora, amico del metro, perché ti prende sotto l'ala il metro? Perché molti li portano i capiservizio, i metri, altri perché per mandano crescere un curriculum... Tu hai bisogno e li vengono a parlare e li prendi a lavorare. Però poi ti trovi con il sedere a terra. Poi il problema nell'ultimo periodo è che ecco, non hai trovato più professionalità e ti sei dovuto accontentare anche di persone che non c'entravano niente con questo lavoro. Quindi, e ciò penalizza anche il livello, la qualità del servizio offerto. Certamente.
Certamente. Quindi poi ritorneremo alla scuola, perché poi certamente. L'abbiamo detto prima, poi con Trapanese ci entriamo direttamente, perché poi dovremo dire questa scuola, come in tutte le professioni, tutte le scuole di avviamento professionale, come si chiamavano un tempo, che dovrebbero essere quelle che insegnano e danno il là, e poi ci sono gli stage da fare, so che ci sono tanti ragazzi dell'alberghiero che vanno di qua, di là, ma anche del Mennella, che insomma si fanno anche ben vedere con le loro divise e nelle loro prestazioni. Allora vorrei capire poi che cosa succede, se è proprio il fatto di sentirsi un poco, come dire, defraudati dal fatto che mai io mi sacrifico, invece di andare a ballare vado a lavorare, ma chi me lo fa fare per 4 centesimi? Perché poi è questo che io non voglio farvi conti in tasca, ma vorrei tanto sapere alla fine quanti sarebbero questi 4 centesimi, a quanto ammonta il danno? Se pensiamo che un quarto livello di chef de rang prendi intorno ai 1.350-1.300 euro. Quindi manco è poca roba, insomma. Voglio dire, è una signora paga, però, per un ragazzo alle prime armi. Però, no, chef de rang. Un comi prende intorno ai 1.000-1.100 euro. E comunque sempre, non è che mi sembra una cosa. Però poi dobbiamo vedere gli orari. Se puoi aiutare una gerarchia, per capire certo, il livello ci aiuta, c'è il primo come metre, no? Che è un secondo livello, che è un caposervizio. Normalmente qui, parlo sempre sull'isola, le paghe si aggirano intorno dai 1700-1800 a salire, a seconda della categoria dell'albergo, a seconda delle mansioni che hai, delle responsabilità che hai, dei locali che devi gestire e così via, per arrivare a un massimo di 2000-2200, non di più. Poi ci sono a scendere lo chef de rang, che è colui che si occupa di un determinato settore della sala ristorante, di un numero di tavoli, insieme a un comì, che è un quarto livello, un sesto livello, chiedo scusa, e lì lo chef de rang, come ti ha detto lui, 1400-1500, poi a seconda sempre della struttura, e il comì, che è l'ultima ruota del carro, può prendere al massimo 1200-1250 euro. Però il problema parte dal fatto che tutte queste buste paghe sono vincolate al vecchissimo contratto nazionale di lavoro che tu firmi quando vai a lavorare, dove ti viene specificatamente detto che è riferito a 6 ore e 40. Ma le 6 ore e 40... Non sono mai 6 ore e 40. Le facciamo la mattina fino al pranzo. A mezzoturno, insomma. Poi la sera è tutto... A divenire, sarebbero due contratti, insomma. Praticamente. Dovremmo raddoppiare. Però, siccome noi vecchia generazione, come diceva lui, siamo sempre fatti, non dico poco rispettare, però eravamo più propensi al sacrificio, più propensi a portare i soldi a casa. Ma che hai citato il fatto del contratto nazionale di lavoro, qualcuno a casa mi potrebbe dire, ma non aveva detto che loro non fanno sindacato? No, io ti ho fatto il riferimento. Ho fatto il riferimento a quelli che sono i soldi, perfetto. Ma non per una questione. Era per prevenire ogni critica che può dire dai nostri attenti telespettatori. Hai fatto perfettamente. È giusto che le diciamo bene. Qui. Ma certamente. Salvatore Trani, secondo te ci stiamo incamminando per la strada giusta? Mi pare di capire che allora il problema è la mancanza di personale, mancano i soldati. Esattamente, io volendo mi riallacciare a quello che hanno detto i colleghi precedentemente, il nostro allarme, grido, ci siamo accorti proprio che manca praticamente la base su cui costruire il futuro, cioè i giovani che si danno da fare per riprendere questo lavoro, perché noi come capo servizio, come dico sempre io anche ai miei proprietari, noi possiamo essere la struttura più bella, l'albergo più bello, ma se non ci abbiamo la mano d'opera, chiaramente poi si vanifica tutto. E noi siamo qui proprio per ribadire questo allarme che noi stiamo già verificando da qualche anno: mancanza nel costruire le brigate di sala. La brigata di sala che cos'è? C'è un direttore, un capo servizio, un maître hôtel, e poi c'è tanta forza dietro che va in base alle qualifiche, chiaramente l'apprendista comì, il comì, lo chef de rang, il secondo me, che permette di fare una squadra per poter poi lavorare e poter portare avanti la struttura in un determinato modo. In parole povere, ci sono colleghi che stanno andando in pensione da un po' di anni, ma non si riesce più a rimpiazzarli nel giusto modo. Ecco, secondo il mio punto di vista, noi dobbiamo andare a intervenire proprio in questa direzione e capire quali sono i problemi. Sicuramente li abbiamo elencati, li elencheremo ancora, i problemi sono tanti. Quindi noi dobbiamo un attimino capire, innanzitutto, per noi che siamo addetti al lavoro da tanti anni, come ha detto Giovanni Giuseppe prima, il problema principale dell'isola d'Ischia sono ancora i famosi tre turni
che sono stati superati da un po' di anni in terraferma, per non parlare poi dell'estero. E come fanno? Fanno con incremento superiore della brigata, dello staff. Quindi assumono più gente. Esattamente. Quindi tutto si smaltisce più facilmente. Esatto. Però attualmente non è solo questo il problema, perché non abbiamo poi la materia, il materiale proprio dove attingere, cioè la forza umana dove prendere i giovani, i famosi apprendisti comi, che mi ricordo io quando ho iniziato a lavorare al vecchio Jolly Hotel. Noi entravamo, io sono entrato a lavorare 32 anni fa come apprendista comi ed ero l'ultimo di 32 camerieri. Quindi era tutta, poi ha scalato tutta, era tutta la struttura che era diversa. Quindi dobbiamo andare a capire, grazie ai problemi attuali, dove poter intervenire per poter far sì che riparta questa macchina. Perché oggi veramente noi come capi servizi siamo molto molto preoccupati. Tra l'altro, sì, mi allaccio a quello che diceva lui, all'epoca il Jolly Hotel, che era proprietà Chincherini Marzotto, non era gestione ischitana, quindi una mentalità diversa, una mentalità più preparata e quindi... che fa da scuola, faceva già da scuola ai giovani imprenditori ischitani che cominciavano ad affacciarsi. Giovanni Giuseppe mi sta provocando, perché voglio ricordare che anche altri alberghi sono stati realizzati, gestiti sull'isola da persone che non sono nate a Ischia. Certo, però voglio hanno dire, fatto certo. scuola. Hanno costruito alberghi persone che non sono ischitane. Esatto, quindi, però questo non significa dire. Che gli ischitani non allora, sono allora la mentalità dove nasce? La mentalità... Dall'imprenditore Marzotto, che era già imprenditore di suo. Certo, che ha mutuato e trasferito. Se tu fai conto che quando Rizzoli è arrivato a Ischia negli anni 60 e ha fatto costruire il Regina Isabella, il Reginella e tutti gli altri alberghi 5 Stelle che stanno Svizzera, eccetera eccetera, da lì poi c'è stato poi a macchia di leopardo l'espansione del turismo, tutti quanti gli altri che avevano avuto la possibilità di poter aprire un albergo, visto il successo certo. che c'è stato, quindi hanno poi dato il via al turismo vero e proprio. Comunque, questo non significa che non mi ha sollecitato tre tematiche nuove che io porterei adesso nella discussione, così tra tutti quanti voi. Innanzitutto stiamo parlando di un bacino che non c'è, quasi come dire i giovani isolani non ci sono o non sono pronti per questo tipo di lavoro, quindi dovremmo andare all'estero a prenderli, cioè farli venire, fare un'importazione di lavoro. Guardo Trapanese, che lui viene da Procida, quindi voglio certo. dire, dovrebbero venire da fuori a venire a lavorare negli alberghi di Ischia. Certo. Due, mi ricordo invece che c'è stata l'esportazione in tanti anni, non so se anche voi in gioventù siete stati costretti ad andare a lavorare altrove quando chiudono gli alberghi a Ischia. E tuttora siamo per allungare il periodo stagionale. Esatto. Non vorrei fare io il sindacalista, ma so che adesso non c'è più, credo, il rapporto diretto dipendente-lavoratore, perché c'è una frapposizione, una intromissione di una società, se non sbaglio, interinale, che è quella che gestisce i lavori d'albergo. Quindi il rapporto è tramite terzi e non è diretto. E questo può significare una serie di fattori positivi e negativi per l'imprenditore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, il discorso è molto complesso. È molto complesso e ampio. Dove vogliamo incominciare? E incominciamo dal fatto di costruire innanzitutto un po' di credibilità, ecco perché poi cercheremo di fare un confronto con le varie associazioni per far capire ai giovani che questo lavoro, questo job, questo mestiere è bellissimo, va fatto in un certo modo, perché è un lavoro a mio modo di vedere bellissimo, che ti permette di toglierti tante soddisfazioni fatte nel giusto modo, quindi dobbiamo andare a costruire dalla base questo tipo di rapporto. La domanda è, ma siete sicuri che gli imprenditori sono d'accordo con voi? E questo chiediamo. Perché bisognerebbe capire. Questo chiediamo. Se costoro che sono quelli che decidono quando aprire e quando chiudere. Infatti chiederemo proprio un incontro per chiedere se... Perché tornando alla questione del turismo sull'isola, parliamo da anni di destagionalizzazione. Certo. Se noi forniamo la cultura, apriamo gli alberghi, apriamo i musei, mettiamo le canzoncine, facciamo le altre cose, certo. Dove li corrichiamo? Quindi è importante poi guardare l'unità di intenti, perché se gli alberghi non aprono dovremo andare per forza di cose tutti nella giusta direzione, questo è chiaro. Allora Salvatore Castaldi, la scia è lunga, l'ardito, forse arduo compito di poter continuare su questa scia, soprattutto sul fatto dell'andare fuori e del far venire, e anche sulla questione del rapporto diretto per quanto riguarda il lavoro con le società interinali. Io non sono contrario, perché non ne conosco assolutamente, so che esistono, non so se è un bene o un male,
per il lavoratore o per l'impresa, per l'imprenditore, però se esistono e vanno avanti vuol dire che un beneficio da qualche parte ci deve stare. Certo. Se viene in tutte le cose, se non piace uno non la prende, però se va avanti vuol dire che un utilizzo, una cosa positiva deve esistere, spero. Ma ci sono alcune aziende che hanno attuato questo sistema, ma alcune di esse sono anche tornate indietro. Quindi sono tornate direttamente loro a gestire di nuovo le assunzioni, fine rapporto. Voi siete stati assunti ad persona, no? Sì, la stretta sì, di mano con l'imprenditore, siete guardati negli occhi e a lui siete andati a chiedere quando le cose non andavano, andavano bene, andavano male, attraverso gli altri casi. O il direttore, diciamo, noi facciamo capo sempre al direttore. Il rapporto diretto anche in un albergo a 5 stelle ci deve essere con l'imprenditore, no? Ma ci deve essere perché l'imprenditore è intelligente. Nel momento in cui, che magari è imprenditore a 360 gradi e non ha magari solo albergo, ma magari si occupa anche d'altro, nel momento in cui un direttore gli presenta una persona, un capo servizio, e l'imprenditore si fida del direttore, al momento in cui il direttore mi presenta, l'imprenditore non conosce me, conosce... Può leggere il mio curriculum, però magari lui è imprenditore, magari di albergo magari se ne occupa da poco. E quindi... Però è il direttore che si fa carico di prenderti in carico ed è quasi come raccomandarti noi... come persona adatta a quel tipo di lavoro. Come noi ci facciamo carico, la raccomandazione come noi ci facciamo carico dei sottoposti, di quelli che vengono dietro. Siamo noi che mettiamo la faccia quando... assumiamo qualcuno e quando qualcuno mi dice mi dispiace mettere ma non ce la faccio, per me è troppo, come ci rimanete? Ci rimaniamo da male, padre con ma i figli, ci rimaniamo male nel momento in cui forse non abbiamo speso abbastanza, facciamo anche autocritica perché noi siamo degli adulti e quindi quando vediamo qualche giovanotto che dice non ce la faccio ed è sincero, noi gli possiamo solo dire grazie. Poi invece ci sono alcuni che si presentano in un modo e magari poi non reggono e ci abbandonano in corso d'opera, magari nei momenti clou. Perché... Quanti anni di voi nel curriculum il fatto di essere andati a lavorare all'estero o comunque al nord Italia? Penso tutti. Tutti avete trascorso la vostra gioventù, non so se anche in questo periodo, in periodi più vicini. Trascorriamo ancora. Ma andare all'estero quando ti pagano è anche bello. Perché conoscere altre culture è importante. Parlare la lingua, tanto per incominciare. Ma portare... Anche modi di fare, importare modo di fare, di trattare il turismo. Il turista, da tante persone e da ogni persona che tu frequenti imparare qualcosa che può arricchire il tuo bagaglio culturale. Il problema serio, come dicevano i colleghi, è trovare... personale qualificato e adeguato. Quanto vi ha dato fastidio la Naspi? Certo, dà fastidio. Questo ha influito tantissimo. Ritorniamo al fattore che dicevi tu prima, non a competenza nostra, però è una cosa che ha dato veramente un colpo, non dico mortale, ma veramente ha inciso tantissimo sulla prospettiva delle persone che si dovevano avvicinare a questo lavoro. Tra l'altro noi lo sappiamo, no? Che negli anni passati quanti amici ho che invece che andare all'estero spendevano il loro tempo lavorativo, che era l'unica fonte di reddito durante i mesi invernali, nell'edilizia. Voglio dire, questo non ci spaventa assolutamente, perché è un onorevole lavoro come gli altri. Chi non poteva permettersi di andare all'estero perché aveva famiglia, aveva figli piccoli e magari voleva stare vicino alla famiglia, era anche giusto che magari trovava una dimensione isolana per poter portare il pane a casa. Poi chi era giovane, magari non era sposato, chi come me in quegli anni si è fatto la valigia e ha cominciato quanti a 16 anni. Quanti di voi hanno figli che lavorano nello stesso ambiente, cioè che lavorano in alberghi o in ristoranti? Ecco, proprio questo è il problema, che noi ci rendiamo conto già dalle nostre famiglie, dai nostri figli, che fanno altro. E chi decide di fare questo lavoro purtroppo lo va a fare all'estero. Questo è il nostro allarme proprio... dovuto proprio a questo. La domanda potrebbe sorgere spontanea, diciamo, potrebbe essere un'autocritica, non siete stati capaci di fare in casa vostra o pretendete dagli altri? E questo è un altro punto di domanda che noi ci facciamo, perché domani i nostri figli ci potrebbero anche dire: papà, ma sei stata una vita nella ristorazione, nella gastronomia, ma questo è il risultato? Vi dovete anche sentire poi la ramanzina. Certo, assolutamente. Prego, il problema è, c'è disamore
nei confronti di questo lavoro. Ma perché? E il punto di domanda è comune, perché? E questa è una domanda che ci facciamo e che vorremmo che anche gli imprenditori si facessero carico. Perché finire un'estate con la scopa e la pattumiera, io ho iniziato con scopa e pattumiera, ma finire un'estate di lavoro in cinque, in un albergo a 5 stelle, perché il personale va via, perché non ce la fa più a lavorare o dice che ha da fare, trova mille scuse, e trovarsi con la scopa e la paletta in mano, insomma, a 58 anni. Non è molto edificante. Però abbiamo mi fa onore però portare la nave dentro il porto è importante, non destabilizzare mai quello che è l'equilibrio che si è creato durante una stagione lavorativa, essere armoniosi, mettere armonia, perché nel nostro lavoro se non c'è armonia il cliente lo nota, lo percepisce. E quindi una delle note importanti è da far presente agli imprenditori. Non si crea una casta chiusa? No. Dove c'è anche competizione, dove si arriva ad essere anche un poco gelosi l'uno dell'altro, perché chi vuole arrivare prima, chi vuole essere amico del metro, chi si mette in buona luce, tutto dipende da come si imposta. Non ci sono i numeri per creare questa competizione. Non ci sono gli uomini. Abbiamo neanche i numeri per riuscire a coprire quelli che sono i servizi principali, perché poi tu devi tener conto che in base sempre al rapporto di lavoro che vai a instaurare, certo, ti spetta tot giorni di riposo alla settimana, tot giorni di ferie all'anno e tutto quanto. Quindi questo è un po' il modus operandi americano, no? Ma il più giovane tra voi, cioè voglio dire, ne abbiamo parlato prima, so più o meno la vostra età, che va tra i 50 e i 60, va, diciamo così, non siete ancora arrivati a 60. Però mi sarei aspettato qualcuno, primo metro, di un'età inferiore, tra i 40 e i 50. Ce ne sono sull'isola? Sì. Che rapporto hanno loro con voi e con la manovalanza? Assolutamente un rapporto di comunicazione. Cioè, vivono e soffrono le stesse problematiche assolutamente, vostre? Assolutamente sì. L'ambiente è quello. L'ambiente è quello, assolutamente sì. Le problematiche sono quelle. A me resta sempre il dilemma dei ragazzi a scuola. E siccome è un ragionamento molto interessante e lungo, io mi fermerei un attimo per la pubblicità. Dopodiché col signor Trapanese, o il professor Salvatore Trapanese, incomincerò a parlare proprio per capire. Ma da quel bel posto che è l'Istituto Alberghiero Telese, escono giovani, io li vedo lavorare. Possibile mai che non si riesce a capire come possono andare avanti e fare carriera? A tra poco. E allora noi prima della pubblicità ci eravamo fermati su un punto importante, cioè manca la forza lavoro all'interno degli alberghi. Gli amici metri, primi metri degli alberghi importanti dell'isola ci stanno rappresentando con dolore questo tipo di necessità. Siamo fatti anche un po' di autocritica e siamo arrivati al punto che i giovani, praticamente di fronte alla paga che è inferiore a quella che forse si aspettavano, le ore di lavoro che forse sono di più rispetto a quelle che sapevano, si stancano e decidono di fare il pari e il dispari, e dicono, vabbè, non mi conviene, me ne vado, ti lasciano, punto in bianco, e arrivederci. Allora la domanda era, la scuola, questa fabbrica che dovrebbe essere la fabbrica veramente di tutti i lavori, soprattutto quelli pratici, che ruolo ha? E lo vogliamo fare questo ragionamento, ce l'avamo detti, con Salvatore Trapanese, di Procida, ma che insegna, che quindi ci può dire qualcosa in più. Allora, Salvatore, l'alberghiero, così come nella sua vecchia denominazione, ora sappiamo che le scuole si chiamano diversamente, per me restano ancora scuola media, scuola elementare, quindi chiamate primarie e secondarie, ma per me quelle restano. Il Telese è una scuola importante, negli anni, voglio dire, ha sfornato fior fiore di materiale umano, no? Maschile, certo, e femminile, certo, in alberghi, ristoranti, ma non soltanto sull'isola di Ischia, io so anche di ragazzi che sono andati fuori, certo, si sono fatti ben valere. Certo. Ma qual è il problema allora che mi rappresentate oggi? Dove sta il problema? In che cosa, anche come insegnanti, come scuola, come istituzione, virgolette, fallite? Semmai. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. C'è tanta carne a cuocere. Indubbiamente. I miei colleghi hanno messo una bella braccia. La braccia è piena. Devo stare attento a non far scottare nulla. Quindi cerchiamo di toccare i vari punti. Io sono stato studente del Telese. Sono tornato da docente. Adesso ogni tanto ci faccio dei corsi da esterno perché sono a Caracciolo di Procida. Quello che notavo da studente
e che ho trovato poi da collega e che da docente, che adesso appunto sto constatando. Ma tu eri con De Simone come preside? Io ero con una Davino. Ah, già sono con stato Giuliana uno dei fautori dei tirocini estivi. Già con Giuliana Davino. Sì, sono stato uno dei fautori dei tirocini estivi. Il sergente di ferro. Sergente di ferro. Anche lì c'erano dei pro e dei contro, perché sì, abbiamo toccato dei punti molto importanti sul territorio e altri meno, però ci siamo difesi comunque. E Amedeo, sai che cos'è? È quando un genitore torna a casa stanco del proprio lavoro, sfiduciato rispetto a quello che ha fatto, è chiaro che poi non riesce a dare serenità alla famiglia, ed è quello che i miei colleghi poco fa dicevano, no? Perché i propri figli non fanno più questo lavoro? È chiaro che quando torni a casa e non torni contento e con il sorriso, tuo figlio ti guarda e dice: ma papà, qual è il problema? E quindi poi è difficile che possa seguire le tue ore. Io fondamentalmente cerco di fare accoglienza in maniera trasversale. Il metodo hotel è colui che in albergo diventa un riferimento. Ieri siamo stati a Napoli, un grande evento, come diceva il collega Trani, e abbiamo colto l'occasione per andare a mangiare da un noto ristoratore napoletano, il quale, come ha visto Trani, Maître, l'ha abbracciato, l'ha baciato, io vedevo dall'esterno un rapporto più che familiare. Questo a significare che il buon Gianni, nei vari anni che diciamo ha gestito la struttura, sicuramente è diventato un riferimento per molti ospiti. Questo è un caso isolato ormai, perché ormai il metro spesso e volentieri non è più visto come un riferimento, non è più visto come un dispensatore di cultura, non è più visto come una persona specializzata sulle tecniche di servizio, e forse visto come colui che mi può garantire la stagione, perché semmai mi trova alla brigata. Perché io mi ricordo, anche non avendo frequentato questo ambiente, perché vengo dal liceo classico, io ricordo che per esempio anche a Casamicciola c'erano... Quando si parlava dello chef, ne dico uno per tutto, il chef Pisani, era un chef Pisani. Assolutamente. Cioè, ed era un'istituzione, anche se chef potrebbe non essere il presidente della Repubblica inteso, ma era lo chef Pisani. Lo chef Pisani, quando veniva a scuola. Nella sua cosa e nella società casamicciolese aveva un ruolo di tutto rispetto. E parliamo di... Cioè, allora, lo chef Pisani è uno di quelli che veniva a scuola e ci illuminava, ci trasmetteva un qualcosina che andava al di fuori dei libri di testo. Fermo restante che comunque la base di partenza è quella, attenzione, perché comunque ci deve stare un orientamento. Poi ci vuole un valore aggiuntivo, che è quello che sta mancando. Ed è quello che secondo me, io dico sempre che la scuola è il vertice di un triangolo, sulle cui basi ci sono le associazioni e le imprese. Attualmente questo triangolo da qualche parte sta traballando e quindi la scuola vacilla. Vacilla perché sicuramente ha difficoltà, perché sappiamo che c'è un calo demografico importante che comunque sta danneggiando un po' tutti i cicli scolastici. Fondamentalmente poi c'è una grande dispersione. I ragazzi che si diplomano spesso e volentieri, calcoliamo su 50 ragazzi, 5 o 6 vanno a lavorare, rimangono in questo settore, il resto cambiano lavoro. Però intanto durante gli anni di lavoro parlavo di stage, tirocini, stage. I tirocini lì, in bar, anche lì, ristoranti, anche lì. In alcuni casi anche pagati, come meglio che taccio. No, io guarda, se vogliamo entrare in merito ti posso garantire, perché io sono stato uno di quelli che fa autore di questa progettualità, gli anni della Davino, all'epoca noi avevamo un rimborso spese di 600 euro mensili, i ragazzi facevano delle ore che non erano mai ore notturno, un unico servizio per 6 ore al giorno, non di più, per 4 giorni a settimana. Con l'obbligo da parte delle aziende, dopo 2 anni che avevano formato i ragazzi, di assumere i ragazzi. Quindi c'era un inizio e una fine di questi tirocini estivi. Poi io ho lasciato la scuola, perché, ripeto, mi sono trasferito a Procida, e non so quanto sia andato avanti questo ragionamento. Però l'obiettivo era quello di iniziare i ragazzi a farli diciamo collaborare in delle strutture pilotate, accreditate tramite la scuola, per poi essere garanti di un servizio di assunzioni in futuro. Poi ripeto, non so bene come si sia sviluppato questa questione. Io prima parlavo dell'ente bilaterale, perché so che ci sono dei contatti tra albergatori e scuola che portano in quel verso, cioè nell'agevolare. Ma sai, Amedeo, a me la rabbia più grande, la cosa che più soffro, io prima dicevi sono di Procida, ho contribuito a Procida Capitale con progetto Nutrice, quindi ho fatto accoglienza in maniera trasversale sull'isola. E
Quello che vedo è che queste difficoltà sono a carattere nazionale. Ci siamo. Però noi abbiamo la fortuna di stare su un territorio piccolo per la quale è facile guardarsi in faccia e dire risolviamo il problema. Lo sai perché la cosa mi sorprende ancora e faccio fatica ad immaginare le cose che voi giustamente mi state rappresentando perché le vivete? Io non è che non vi credo. Però io penso, no, stavo cercando di ricordare, ma l'alberghiero a fondo posto quanti alunni fa nelle varie sezioni? Possibile che da lì non esce materiale umano che vada a soddisfare le richieste degli alberghi e dei ristoranti dell'isola? Faccio un esempio. Eccoci. Aiutatemi a capire perché altrimenti parliamo di aria fritta, però facciamo qualche esempio pratico. Qual è lo sport più accreditato in Italia? Il calcio, inevitabilmente il calcio. E quando è che i ragazzi mettono gli occhi su un altro sport che non sia il calcio? Quando qualche italiano diventa primo nel suo sport. Che parliamo di tennis, parliamo di canottaggio, parliamo di basket, parliamo di altri sport. Se noi domani avessimo uno... Siamo tutti ad iscrivere a quella palestra lì, poi andiamo ad iscriverci in quella sezione lì. È perfetto. Svuotiamo i campi di calcio. Quando è che abbiamo avuto qualche isolano che è diventato bravo a tennis? Negli anni Ottanta. Dopo che i vari Panatta, i vari certo. Barazzutti hanno conquistato quello che hanno conquistato. Certo. Abbiamo avuto tanti isolani che si sono dati. E poi si perde. Se noi non diamo amore... Non a caso qualche albergo c'ha anche il campo da tennis. Sì, proprio l'ha costruito proprio in quegli anni, attenzione. Certo. Se noi non facciamo... E incominciò Campana a fare il meeting estate con i calciatori che venivano a giocare a tennis proprio per fare i tornei lì a Santa Restituta. Quindi a Lido, cioè, quindi se noi non trasmettiamo amore, e questo amore deve venire sicuramente anche da noi, ma la scuola... Lo stesso imprenditore, noi questo grido va all'imprenditore, perché è lui che ha bisogno di essere aiutato, non noi, come diceva all'inizio il collega Trani, perché tra un po' noi andiamo in pensione, potevamo pure pensare, ma noi che ce ne frega. Questo problema sarà per il futuro della ristorazione. Senti, tu parlavi di esempi in altri sport, ma invece certo. Esempi in questo campo, guardando la televisione oggi, non vorrei andare troppo lontano, gli chef stellati che sono in giro e che fanno parlare di sé in tutto il mondo sull'isola d'Ischia, ma dico per dire, butto lì un nome, Cannavacciuolo. La TV crea quanto può nuocere l'esperienza di Cannavacciuolo in televisione, dello chef Cannavacciuolo? Posso rispondere? Come no? Io l'anno scorso, grazie al contributo di tantissimi amici, sono riuscito ad accreditarmi in un premio nazionale, Italia a tavola. E mai mi sarei sognato di confrontarmi con... Oppure, scusa, mandiamoli tutti a Masterchef e buonanotte. Bravissimo. Mai mi sarei immaginato di arrivare, di superare in tutte le fasi di selezione, poi addirittura di classificarmi primo, con circa 15.000 voti nel complesso. Per dirti che cosa? Che tra chi ha difficoltà nel trovare lavoro, perché c'è chi ha difficoltà nel lavoro, e chi sta in televisione, quindi Masterchef, Cannavacciuolo e quant'altro, c'è una forbice ampissima di persone rispettabilissime che riescono sicuramente a trovare una collocazione sociale degna di questo lavoro. Il problema è che noi siamo, secondo me, è visto anche dai ragazzi questa cosa, o come lo sfruttamento, e quindi come la sottopaga, troppe ore, i sacrifici e quant'altro, oppure se sei fortunato in televisione. Ma tra l'uno e l'altro c'è una forbice ampissima, dove sicuramente ognuno si può trovare la sua comfort zone e cercare di collocarsi come meglio crede. Il problema è che forse non vengono messi a conoscenza, e questa è una cosa che a volte più mi dispiace. E noi come associazione ci sentiamo sicuramente in difficoltà, perché... non riusciamo spesso a lasciare questo messaggio, ragazzi. Noi ci rendiamo conto che anche noi, anche da noi parte sicuramente un qualcosa che non è proprio ben fatto verso i ragazzi. Però abbiamo bisogno di chi poi deve completare il tutto, che è il mondo imprenditoriale. Allora il cerchio si potrebbe chiudere anche, e la butto lì, in un confronto, mi auguro di riuscirlo a organizzare a breve, dove ci possiamo un attimino guardare in faccia, mondo scuola, associazioni, imprenditori, di formazione e quant'altro, e dire, signori cari, troviamo una soluzione, perché così non si va da nessuna parte.
Nell'interesse di tutti. Perché mi pare di capire, oggi che parliamo di destagionalizzazione, che sembra essere una bruttissima parola, ma che invece è una cosa più necessaria che vuoi, e dall'altra parte vediamo che c'è gente che chiude gli alberghi a metà ottobre e poi dice forse riaprirò a Natale 10 giorni, una settimana, se Dio vuole, perché poi si comincia già a ragionare che la Pasqua l'anno prossimo è a fine marzo. Quindi faremo 10 giorni, una settimana a Pasqua, poi se ne parla a giugno, e quindi già abbiamo delineato i 4-5 mesi, che non sono più i 6-7-8 di un tempo bello a voi dicendo che ve le ricordate. E poi c'è la NASPI che non copre più che dobbiamo tutto finire il periodo. Allora io dico, bisogna veramente rimettersi a pensare, perché tra l'altro, abbiamo parlato di metro, però... E abbiamo parlato anche del lavoro in senso complessivo di una persona che lavora in un albergo. Però io mi immagino, senza nulla togliere a chi lavora in cucina, perché là ci vuole un'arte, una maestria e una fantasia che va a parte. Chi vi parla ogni tanto si diletta in questo, a cucinare così. Però chi porta il piatto a tavola e lo fa con una certa eleganza, ma diventa quasi... un ballo alla Ballando con le Stelle, musicale proprio, io lo immagino come se fosse un volteggiare, sapete, anche quando avete fretta, allora dovete ballare su una gamba per arrivare a servire tutti, no? Ma vedete, puoi preparare il piatto più bello del mondo, ma se non c'è chi e come te lo servi a tavola, rimarrà... Ma a parte se te lo metto a destra o a sinistra, rimarrà semplicemente una portata cotta. Però col sorriso, con la voglia di... Il cliente, allora, il servizio è complementare, noi siamo... Io... Tempo fa organizzavo un evento, gli dicevo, con le consorelle, quando chiamavo Ibis, Ice, Slow Food, perché secondo me siamo tutti nella stessa barca. Tutte facce della stessa medaglia. Ma assolutamente. Perché avete ragione quando parlate che dobbiamo parlare con gli imprenditori. Questi imprenditori che dal loro canto fanno 4 conti, dicono, ma a me chi me lo fa fare? Io devo aprire una settimana, ma tanto ci perdo, tanto vale che il resto chiude. Però a questo punto, da un punto di vista turistico, quest'isola, visto... tutti insieme dobbiamo fare il nostro e ci dobbiamo, virgolette, però, anche rimettere qualcosa. Sicuramente. Ci dobbiamo rimettere anche noi. Però tu ora... L'investimento. Non è rimettere, è un investimento. È un investimento per il futuro. Alla lunga ti paga. E ce ne insegnano i dati. Certo. Però qui tu hai toccato un tasto che apre un altro capitolo. Eccolo. Allora, noi dobbiamo essere obiettivi, perché... Non possiamo dare sempre la colpa solo ed esclusivamente alla categoria imprenditoriale, perché gli imprenditori, diciamo così, non da parte nostra, no, cioè con le colpe politizzate. In verità stasera chi ha avuto la peggio parte sono i ragazzi. Sì, assolutamente. Poi finiamo, li abbiamo trattati finiamo, bene, eh? Finiamo pure questo discorso. No, per farti capire che anche l'imprenditore... purtroppo ha le sue difficoltà, perché il discorso parte molto da lontano. In Italia il costo del lavoro del personale d'albergo ha dei picchi altissimi, cioè quando noi diciamo un comì guadagna 1.350 euro al mese, il metro guadagna 2.100 euro al mese, cioè, non bisogna fermarsi a quello, perché le strutture serie, e ce ne stanno tante a Ischia, bisogna essere onesti, quando tu assicuri il lavoro a una persona, non è che gli devi assicurare soltanto lo stipendio che gli vai a dare, c'è dietro un altro costo, che è quello dei contributi che vengono versati dall'imprenditore all'INPS per poi assicurarti questa fantomatica pensione, che spero che fino a quando ci andiamo noi esisterà ancora, è pari ai soldi che percepisce il lavoratore. Quindi alla fine a un imprenditore tu non gli costi 2 volte tanto. Allora se dall'alto, parliamo di governo, istituzione e quant'altro, ci fosse un avvicinamento nei confronti degli imprenditori con una bella defiscalizzazione del costo del lavoro, cioè venissero abbassati i costi di un lavoratore, anche l'imprenditore sarebbe ben felice. E qui c'è il sindacalista. No, io ti sto facendo un discorso per smorzare un attimo. No, assolutamente, per farti capire che anche l'imprenditore avrebbe... Senti, Trapanese, che ci vuole dire una cosa, poi devo venire per forza da te per chiudere, perché altrimenti potremmo parlare una settimana. Assolutamente. Però dobbiamo cercare di capire ora che cosa ci lasciamo, cioè lasciamo la porta socchiusa per quale tipo di... Io ti volevo dire un'ultima cosa, intervenire Salvatore. Ah, sì, ok. Il grido d'allarme che noi siamo venuti a lanciare è stato in un certo senso reciproco con gli albergatori, perché gli stessi albergatori, ho parlato con il loro rappresentante, con il signor Luca D'Ambra di Federalberghi, che è anche lui stesso un imprenditore, perché è proprietario dei Giardini Ravino, gestisce un altro albergo, non mi ricordo dove, adesso non ricordo il nome.
loro hanno creato all'interno della scuola alberghiera dei sit-in diretti con gli studenti, sono andati a fare delle interview, come dicevano, avevano delle sale diciamo dove facevano delle interviste private con un numero, lo sapete anche voi perché avete partecipato. Hai visto sedute a tavolino, domande e offerte. Esattamente, proprio per cercare di incentivare i ragazzi a riavvicinarsi. Giovanni Giuseppe, conta molto l'impatto. Tu hai una persona che la vedi per la prima volta davanti, subito più o meno capisci che tipo è, che pasta veste, basta guardarlo negli occhi. È un ragazzo che si siede lì e ti fa vedere che è capace e che sa quello che vuole, ma l'imprenditore se lo prende, se lo carica addosso e se lo porta e non lo lascia più. Non è che noi siamo di qua. Perciò io dicevo prima, l'intermediazione della società di interinale, se è valida o meno, se è positiva o produttiva, rispetto a questo rapporto vis-à-vis rapporto imprenditore-dipendente, ma che diciamo è tutta che una storia. La cosa interinale non interviene direttamente tra il lavoratore e l'azienda, perché lì è più un rapporto tra l'azienda l'agenzia appunto, interinale. Appunto. Cioè il lavoratore. C'è un passaggio in più che interrompe il rapporto. Sì, ma il lavoratore con l'agenzia interinale non ha nessun rapporto di nessun tipo. Cioè il lavoratore fa sempre capo all'azienda che lo assume. Il fatto dell'interinalità è soltanto una cosa di riflesso. Alla fine lo stipendio glielo paga l'agenzia interinale tramite l'azienda dove lavora, ma il lavoratore non ha nessun rapporto con l'agenzia interinale. Capisci? Indagheremo su questo. No, te lo posso assicurare perché ho lavorato in due o tre strutture che per un determinato periodo si sono avvalse di questo servizio. Per sapere come funziona. No, assolutamente. Lasciamo Salvatore Trapanese e poi chiudiamo con Giovanni Giuseppe Trani. Attiro puntualizzare un aspetto importante, ma semplicemente perché è la posizione che ricopre che mi obbliga a fare questo. Lungi da noi lanciare un messaggio negativo per i ragazzi che hanno avuto la peggio in questa discussione, assolutamente. I ragazzi purtroppo sono il frutto del nostro della nostra cattiva gestione. Purtroppo negli anni passati il nostro lavoro è stato dato un po'... poca importanza. Il vostro lavoro quale? Sala, parliamo della sala ristorazione, ok? Sì, parliamo dell'hotelleria, della parte sala, diciamo che è quello che un po' più sta soffrendo in questo momento, ma è una cosa che comunque a breve riguarderà anche altre parti, perché poi la scuola alberghiera non è che fondamentalmente fa solo i ragazzi di sala, c'è anche il ricevimento, c'è anche la cucina, quindi qualche anno fa le difficoltà di ricevimento, quest'anno da un po' è la sala e quindi poi alla fine il calo demografico potrebbe intaccare anche la cucina. La situazione di oggi è anche frutto dei nostri sbagli, quindi sicuramente noi dobbiamo essere l'anno in più per questi ragazzi. Io lo dico sempre a scuola: sfruttateci affinché vi togliete tutti i dubbi, tutte le perplessità, in modo tale da affrontare questo lavoro in maniera serena, tranquilla. È uno dei lavori più belli al mondo, fatti sicuramente di tanti rapporti. E te lo dicevo prima, io non sono un youtuber, non sono una persona dello spettacolo, non sono una persona che fa questo in maniera diciamo pubblica più di tanto, eppure sono riuscito a fronteggiare un concorso di 36 personaggi di alta cucina, di alta hotelleria nel mondo dello spettacolo, accreditandomi al primo posto semplicemente facendo rete attraverso i rapporti, attraverso diciamo i contatti. Parliamo di Alessandro Borghese, parliamo di chef Max Mariola, parliamo della Clerici, cioè personaggi che stanno in TV tutti i giorni, non hanno preso i voti di Salvatore, perché Salvatore nella sua carriera ha seminato bene, ha creato una rete di amicizie, di conoscenze, di rapporti di lavoro che erano per lui una garanzia. In conclusione, allora lasciamo la porticina aperta. Lui prima accennava, speriamo di poter fare un incontro, un confronto con tutte le parti attorno a un tavolo. Quindi lasciamoci da qui per il prossimo appuntamento. A brevissimo, abbiamo già trovato la sede, stiamo stabilendo insieme ai ragazzi una data consona che possa coinvolgere. Non mi fa piacere che ti sei rivolto a loro e i ragazzi. Sì, perché noi anche con i nostri 57 anni, io mi sento un ragazzo per quanto mi riguarda, almeno a livello mentale. Fisicamente abbiamo qualche acciacco, perché questo è un lavoro che è logorante. Questo è un altro aspetto che poi andremo anche... magari in un'altra sede, perché il nostro lavoro non è riconosciuto come lavoro usurante. Non ho capito per quale motivo, soltanto chi lavora vicino all'alto forno. Fatelo diventare capo sindacale. No, non è una questione di sindacalismo. Vuoi fare tu come gli autisti dell'EAV che a 62 anni vanno in pensione perché c'è il lavoro usurante? Vorrei far capire ai più.
tra 10 anni con il bastone in una sala da ristorante. Cioè, renditi conto che non è soltanto usurante lavorare vicino a un alto forno, no, ma avere a che fare tutti i giorni, come nel mio caso dell'albergo dove sto io, che abbiamo 180 posti, e tu hai a che fare con 180 persone, ognuna con la sua problematica, con la sua richiesta, con la sua esigenza. Cioè, tu tutte le mattine devi far fronte alle richieste, le esigenze, le problematiche di tanta gente che poi cambia giorno per giorno. Insomma, dove dobbiamo venire non ce lo sai dire ancora, ce lo dirai durante i telegiornali. No, work in progress, perché stiamo definendo però per bene. È una cosa che non finisce qui, diciamo che è iniziata stasera ma che continuerà. È un arrivederci. A brevissimo, vi aggiorneremo come ente di informazione su dove siamo, a vostra disposizione, e speriamo di coinvolgere quanta più gente possibile per il bene veramente di tutti, perché Ischia vive di turismo. Altre fonti sono veramente poche. Sai che non tutti se ne sono accorti? Questo è grave. E infatti io chiuderò con un aneddoto, ma nemmeno sotto tortura ti dirò da chi è stato detto, un albergatore ischitano, che un giorno mi disse: che me frega a me se tengo la struttura chiusa? Tanto io i soldi ce li ho. Chiuso. Signori, ci vediamo alla prossima. Allora vi racconteremo quando ci rincontreremo con questi e con gli altri. Signori, tutti insieme, anche gli imprenditori, anche la scuola, per tentare di capire veramente insieme, dopo fatto una bella, come dire, tirata di capelli, uno per ciascuno, per chi ce li ha, e così da tirare fuori veramente qualcosa di buono per il futuro serio e concreto di questa nostra isola, che e ne ha bisogno. Tu mi dai la possibilità solo un altro minuto. Ma anche di meno. Per quando riguardava la NASPI, sembra che non c'entra niente con il sindacato, tutto, la NASPI ha dato veramente un colpo mortale a questo settore, perché se prima le persone che avevano una famiglia riuscivano a lavorare 6 mesi e poi il governo riusciva a garantire un sussidio che gli permetteva di andare avanti in modo dignitoso, perché veramente ci sono persone che portavano avanti la famiglia con lo stipendio dell'albergo e con il sussidio. Il signor Buon Renzi, da quando l'ha dimezzata nel 2015, cioè adesso, per farti capire, se lavori 6 mesi ti danno 3 mesi di sussidio, quindi fa 9, le altri 3 mesi le famiglie sono completamente scoperte. Allora adesso dimmi tu, da lavoratore, se tu iniziassi mai una carriera dove tu per 3 mesi non hai nessuna fonte di reddito. Il problema sai qual è? Che nel frattempo, per non farci stare male, Renzi ha fatto questo e vabbè, se lo racconterà tra lui e quando sarà all'aldilà di qui a 100 anni. Il problema è che c'è stato chi invece della serie non ci fa più lavorare 6 mesi. Si lavora 4-5. Quello si è andato attaccato, quindi si sono unite le cose. Mettici tutti gli effetti del Covid, e noi, del post-Covid. Tutti all'inferno. Questa è la situazione che ci è venuta a delineare. Noi ci vediamo la prossima volta. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti, ciao, grazie, ciao, buonasera, grazie.